Si chiama Osvaldo Paniccia e l'artista è qui con me. Anzi, lo voglio ringraziare per aver accolto il mio invito ad aprire una finestra sulla sua grande arte. Osvaldo, è un piacere essere qui con te. Io vi dico subito che Osvaldo è nato a Terracina e ha sempre dipinto, fin da quando era ragazzino, tantissime mostre. Esatto, Giusto? esatto. Ecco, moltissimo. Mi dicevi prima, Osvaldo, che per te l'arte è una cosa seria. Una cosa seria, molto seria, non si può prendere sotto gamba. È impossibile compendiare in pochi minuti la tua storia, perché sono anni che dipingi e sono anni che crei. Ecco. Logico. Ecco. Osvaldo Paniccia è uno degli artisti più importanti sui quali investire, ovviamente, sui quali investire, perché Osvaldo, possiamo dire che sei sempre stato un artista fortemente libero. Non è... Sempre, assolutamente, sempre libero. E ne sono autodidatta. Tutto ciò riesce tutto dentro di me. Prima parte, prima si pensa e dopo si fa. L'arte prima si pensa e poi si fa. Vediamo un altro quadro ancora di Osvaldo Paniccia direttamente qui. Lasciamo pure il quadro sul cavalletto. Allora, ascolta. Per quale motivo non hai mai voluto più di tanto, come posso dire, insistere su aspetti commerciali sulla tua arte? Non so perché non la tengo, una cosa seria. Sono un sacco di imbroglioni. La casa tua Terracina ormai, Osvaldo, è proprio una galleria, una Wunderkammer. Galleria d'arte. Diciamo così che l'arte deve essere qualcosa di universale, qualcosa che la gente deve vedere e capire subito i quadri. Quanta onestà. Non sono io che devo spiegare il quadro. I quadri che ti si deve fare spiegare da solo. Che meraviglia, il mare, poi il tuo mare, Osvaldo. Ciceo, questo è il mare nostro. Questo è il mare nostro, è il San Ciceo. La nostra spiaggia. Ci ho vissuto tutta la vita. Silenzio. Si deve guardare e basta. Si deve guardare, si deve godere di questo quadro e basta. La ringrazio. Io, Osvaldo, ringrazio te perché mi permetti di regalare al pubblico che ha bisogno di vera arte quadri autentici, di una qualità esagerata, straordinaria. Questo è il vero volto dell'arte. Osvaldo, termina qui l'incontro. Allora, ancora complimenti per la tua unicità. Osvaldo Paniccia e Andrea Di Pré ringraziano voi e chiamate l'artista e venite qui a Terracina per andare oltre la schiavitù del tempo.